Ciao amici, vi allego degli audio che li registro qui, che mi hanno mandato su Instagram alcuni carissimi amici di cui mi posso veramente fidare. Ragazzi, buongiorno a tutti. Dunque, sono appena stato una mezz'oretta al telefono con una persona che chiamava da Varese. Vabbè, al di là di averle spiegato un po' per sommi capi un po' tutto, lei praticamente è un'infermiera e lavora all'ospedale di Varese. Ed è incredibile perché con la voce tremolante mi ha detto: io non so cosa stia accadendo. Ha detto che lei è a contatto con i medici, è a contatto con i pazienti, quindi stanno trattando i pazienti che hanno il coronavirus. Però lei ha detto: guardi che noi in ospedale facciamo una semplicissima terapia antibiotica, anche leggera. I pazienti stanno guarendo tutti. Ha detto: solo in casi eccezionali, e quindi di persone che hanno da due patologie in su già pregresse, o persone molto avanti con l'età, allora lì si complicano un po' le cose, ma morti praticamente prossimi allo zero. Allora, insomma, spiegava che non è permesso divulgare queste informazioni, non è permesso perché verrebbero ripagati con l'espulsione, insomma, quindi non sanno cosa fare, non sanno cosa fare. Mi viene tappata la bocca, signori. Grazie Giuseppe per aver supportato una persona e spero che mi contatti presto. E te lo confermo, c'è un'amica di un mio amico che è infermiera e lei è disperata, è quasi all'esaurimento, al di là del Covid, per tutta la mafia che vede in ospedale, ma veramente al di là del Covid. È andata in esaurimento nervoso, quindi questo tipo di situazione è solamente una delle tante, è incredibile. Questo è vero, però non tutti hanno il coraggio che abbiamo noi, purtroppo. Questa signora comunque mi ha detto, a onor del vero lo dico, mi ha detto che appena proveranno a obbligarla a fare il vaccino, lei darà le dimissioni. Anche lì bisogna vedere, insomma, secondo me qualcosa si inventeranno, ecco. Perché in molti, secondo me, tra medici e infermieri non lo vorranno fare il vaccino, o faranno un vaccino finto, oppure firmeranno una carta che l'hanno fatto, pur non avendolo fatto. Boh. Ebbene, traete voi le vostre conclusioni, se volete farlo girare mi fa molto piacere, se volete avere i nomi e le fonti da dove arrivano questi messaggi altrettanto. Sono inorridita. Ciao!